Le ultime faccende da sbrigare da parte del Consiglio regionale prima del rompete le righe e questo è il tema della puntata di oggi del taccuino politico della Campania. Vediamo cosa ci hanno detto alcuni consiglieri regionali. Mi viene in mente un vecchio detto: scappati i buoi chiudiamo le stalle. Siamo oramai alla, alla fine della legislatura, siamo quasi siamo, uh, intorno al 20 di gennaio. Quindi, siamo in una fase nella quale oramai è campagna elettorale, presentazione delle liste, adempimenti, quindi rinnovamento anche di questa assemblea legislativa. Abbiamo avuto cinque anni di improduttività di questa assemblea legislativa, soprattutto a causa, devo dire, non solo dell'improduttività dell dei singoli consiglieri, ma a causa della giunta che ha eh, avuto un, un modus operandi eh, di distacco rispetto a quelle che è l'attività del Consiglio regionale, arriviamo adesso agli ultimi giorni durante i quali chissà cosa vorremmo fare. Credo piuttosto che stiamo al termine. Vi è, credo, anche da regolamento previsto un periodo nel quale non si possono più fare consigli regionali se non per l'ordinaria attività dell'amministrazione e questo riguarda anche la Giunta. Credo invece che dovrà essere il prossimo consiglio regionale, che si insiederà sicuramente fra due mesi, sarà un consiglio di maggioranza di centrodestra a dover dare una sterzata, un'area diversa, un modus operandi diverso rispetto a quello che è stato fino ad oggi quello portato avanti dal centro sinistra campano. Credo che su questo dovremmo confrontarci e questa sarà una delle tematiche di campagna elettorale. Del perché questo Consiglio regionale ha fatto poche leggi, oppure quelle poche che le ha fatte sono improduttive perché non hanno copertura finanziaria e del perché di alcune leggi solamente ideologiche e del perché si è perso tempo su alcune leggi importanti tipo il piano casa che abbiamo dovuto approvare, lo ricordo ai, ai telespettatori che ci seguono solamente a dicembre dopo sei mesi di inattività e di litigio di questo centro-sinistra. Credo che su questo dovremmo confrontarci e credo che saranno queste le vere una dei capisaldi fondamentali di campagna elettorale. Sì, io penso che noi dobbiamo continuare a lavorare a produrre perché stiamo per andare incontro ad una nuova elezione al rinnovo del Consiglio regionale, però questo non ci consente di avere un atteggiamento diverso da quello di lavorare per approvare provvedimenti importanti che interessano il cittadino e quindi il territorio, la comunità regionale che è afflitta da tanti e ancora sulle ultime faccende da sbrigare da parte del Consiglio regionale prima del rompete le righe sentiamo l'opinione di Pietro Diodato, vicepresidente del gruppo regionale del PDL. Ma io credo che eh, si sia agli sgoccioli, non so quanto altro potrà eh, licenziare il Consiglio regionale. Una cosa è certa, um, non ci sarà sicuramente nessun dispiacere per ciò che il Consiglio non ha fatto, perché lo farà tutto il nuovo governo, il nuovo Consiglio regionale a guida centrodestra. D'altronde se non è stato fatto è perché questa maggioranza di centrosinistra, eh, Bassolino e la sua giunta non hanno avuto né tempo, pur non avendone a disposizione, eh, né voglia di eh, legiferare così come si aspettavano i cittadini della Campania. Per cui quasi in zona Cesarini, quando il quarto uomo ha detto che sono rimasti i pochi minuti di recupero, ci sarà pochissimo... Eh, ancora da realizzare, nel senso che ci sono tante cose ma non ci sarà il tempo. Per cui l'appuntamento è dopo il 28 e 29 di marzo con il centrodestra al governo che sicuramente risolverà le cose in sospeso e quelle nuove eh, che sono nel programma nostro. Noi cercheremo di adottare altre leggi significative. Il Consiglio regionale, contrariamente a quello che qualcuno sostiene, soprattutto rilevando dati meramente numerici, il Consiglio regionale in questa legislatura, molto tormentato dal punto di vista politico, si pensi solo che un partito del 10% che era in maggioranza come l'Odeur è praticamente scomparso, eh, diceva nonostante tutte queste difficoltà il Consiglio regionale ha fatto molte cose eh, buone e importanti. Eh, a partire dallo statuto non voglio... Uh, insistere su altre cose, ma il piano casa, ehm, lo snellimento dell'amministrazione per tanti aspetti, si pensa alla riduzione del numero delle comunità montane, il piano ospedaliero, il piano sanitario, il piano territoriale, insomma tante cose. Adesso noi cerchiamo di fare qualche altra cosa importante per i cittadini, naturalmente abbiamo dinanzi a noi sì e no un mese di lavoro, quindi non è che possiamo fare chissà che cosa. Altre cose importanti per i cittadini e alcune cose che eh, non hanno un'immediata ricaduta, ma sono estremamente importanti per il funzionamento ordinato della, uh, delle istituzioni regionali. Oggi, per esempio, abbiamo una correzione alla legge elettorale, una correzione tecnica, ma necessaria perché le elezioni si svolgano regolarmente senza dare adito a contenziosi. C'è eh, l'approvazione del conto consuntivo della Regione Campania che è un adempimento istituzionale molto importante che consente poi di utilizzare pienamente i fondi disponibili e c'è infine una legge importante eh, su cui abbiamo lavorato a lungo. Di, di, per l'inserimento degli immigrati che oggi torna particolarmente significativa dopo i fatti di Rosanno infatti se non vi è integrazione naturalmente eh, si possono eh, verificare cose orribili come quelle di Rosanno e si possono eh, accentuare le difficoltà che ci sono e che sono difficoltà degli immigrati ma anche nostre perché noi dobbiamo Convivere con un fenomeno che non è cancellabile. E adesso una finestra sull'attività del Consiglio regionale della Campania. Pietro Mastranzo, capogruppo dei Popolari Udeur, ha votato contro il conto consuntivo, alla relazione in buona sostanza dei revisori dei conti. Ha annunciato tra l'altro che il tutto sarà inviato alla Procura regionale della Campania della Corte dei Conti. Ecco, su questo argomento l'abbiamo voluto ascoltare, vediamo cosa ci ha detto. Io l'avevo già preannunciato, la verità è che ieri, dobbiamo dire con molta onestà, noi, abbiamo, noi, chi l'ha approvato, ha approvato un documento irrituale, sotto certi aspetti falso falso perché era privo di alcuna documentazione essenziale, quindi ci mancavano tutti i bilanci delle società partecipate eh, e ci mancava altra documentazione che non è mai pervenuta, quindi i consiglieri sono stati indotti maldestramente ad approvare un documento che si diceva nella relazione Presentata che aveva tutti i crismi della legalità, mentre invece era, ripeto, difettevole della maggior parte della documentazione. Quale sarà la successiva azione? La successiva, io l'ho detto ieri in Consiglio, perché per la prima volta, la cosa strana, che diciamo, il documento è stato un po' approfondito in aula. Non in commissione perché non c'è stata nessuna commissione nel Collegio dei Revisori dei Conti. Chi vi parla eh, ieri mattina ha firmato soltanto un documento perché avevo depositato un mio documento. Poi dopo... Mi è stato detto invece che quella era una riunione, una riunione dove c'ero soltanto io e il Presidente Caiazzo, altri non c'erano, se poi erano, si sono materializzati o io non li vedevo veramente è una cosa strana. Io ieri ho chiesto di inviare tutti gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e anche alla Procura circondariale, perché ripeto... Eh, io chiedo che sull'attività finanziaria e gestionale eh, della Giunta Bassolino si debba aprire veramente un approfondimento nel merito sia sotto il profilo contabile ma anche sotto altri profili delle, eh, diciamo, diciamo, del perché eh, si presentava un documento che veniva sempre approvato senza mai essere approfondito. Tra l'altro e chiudo: eh, il mio dubbio, il mio sospetto è venuto da che cosa? Dalla realtà in cui viviamo. Quindi c'era una realtà cartacea che diceva che tutto va bene, c'è invece una realtà, basta vedere che la Regione Campania è all'ultimo posto in tutta la qualità dei servizi, quindi che non giustificava quell'ottimismo.